Allora, qui ho bisogno che tu ci faccia una lezione sull'importanza della paleontologia, delle tracce, delle orme, dei segni. E questo mai detto che è un sasso buono, insomma. È un sasso molto buono perché è completamente tappezzato di tunnel prodotti da antichi invertebrati e sono queste strutture arborescenti. Hanno un colore rugginoso e somigliano a dei piccoli alberelli. Infatti, non è un caso che fino ai primi del Novecento queste strutture erano chiamate fucoidi, perché si pensava fossero alghe fossilizzate. In realtà di alghe non si tratta, ma sono tunnel che permettevano all'organismo che le ha prodotte di vivere in condizioni estreme. Ecco, cioè, l'organismo cos'era? Un mollusco, un invertebrato generico? Non si saprà mai. In realtà sappiamo che questo tipo di tracce è prodotto o da molluschi, una sorta, diciamo, degli organismi che somigliano alle attuali vongole, oppure da vermi. La cosa particolare è che sono interpretate come tracce di agricoltura, sono chiamate agrichnia e nello specifico queste qui sono state prodotte da dei bivalvi che scavavano dei tunnel per richiamare acque ricche in solfuri che andavano ad alimentare dei batteri ospitati all'interno delle cavità dell'organismo. Qui siamo a Quercenella, siamo sulla costa di Livorno praticamente. È un luogo dove la paleontologia ha fatto un lavoro di fuso orario, ha preso l'orologio, ha tirato indietro il fuso orario di più o meno 50-60 milioni di anni e è andata a vedere il momento in cui i pesci vanno a conquistare gli abissi. E tutto questo attraverso cosa? Dei fossili? No, attraverso sì, dei fossili, ma delle tracce. Qualcosa di molto sottile, di molto difficilmente percettibile. E andiamo a scoprire queste avventure invece di chi è riuscito a indagare queste tracce così difficili da trovare e a fare una scoperta sensazionale. Perché ci troviamo davanti a una scoperta paleontologica di importanza mondiale? Perché queste tracce fossili sono le più antiche evidenze di pesci di mare profondo. Hanno 130 milioni di anni, quindi sono coeve ad alcuni giganteschi dinosauri. E come lo proviamo? Cioè ci sono i pesci? Non ci sono i Me pesci, li fai vedere? infatti magari vi aspettereste di vedere una bella lisca di pesce su questa superficie, ma in verità non c'è nulla di tutto questo. Quello che vediamo sono questa sorta di ciotoline, di depressioni nella roccia, con il perimetro caratteristicamente circolare. Qui ne vediamo un'altra e ce n'è ancora un'altra qui. E queste ciotoline sono state prodotte quando questa roccia era ancora soffice, soffice fango, era un fondale marino di mare profondo, e dei pesci con la bocca cercavano piccoli organismi all'interno del substrato e nel fare questo producevano queste caratteristiche depressioni. Quando ho scoperto per la prima volta le tracce di pesci, non ho capito esattamente la loro natura. Infatti, dal momento della loro scoperta al loro studio scientifico sono passati più di 10 anni. La ragione è che si tratta di strutture che non sono molto appariscenti e ho realizzato la loro importanza solo durante uno studio scientifico nel Mar Ligure, effettuato assieme all'Università di Genova, durante il quale ho osservato una triglia scavare una sorta di coppella sul fondale e in quel momento lì ho associato immediatamente la struttura attuale scavata dalla triglia con quella che avevo anni prima osservato sulle rocce. La cosa stupefacente è che anche sui fondali marini attuali osserviamo un'associazione tra strutture a ciotola
e solchi a binario. Le strutture a ciotola sono prodotte da pesci come le triglie, che cercando cibo all'interno del fondale producono queste strutture caratteristicamente circolari. Ad approfittare dell'attività di scavo delle triglie sono i saraghi, che con i loro denti raschiano il substrato. Per noi diciamo sempre che un indizio non fa un colpevole, ma qui avete già un secondo indizio. Abbiamo un secondo indizio: una rondine non fa primavera, un pesce non fa primavera in questo caso, perché non abbiamo solamente queste ciotoline, ma abbiamo anche questi solchi paralleli. Vedete, sono come una specie di binari scavati nella roccia. Quindi abbiamo altri due. Ecco. Cioè, e qui altri due e altri due. Ci mostra di nuovo attività di lavoro di un pasto. Esattamente. Ecco, in questo modo fammi capire i pesci cosa facevano, proprio facendomelo vedere sulla roccia. I pesci in pratica con i loro denti raschiavano il fondale per stanare dei piccoli animaletti. La cosa curiosa è che le ciotoline richiedono una bocca senza denti per direzionare un flusso d'acqua contro il fondale oppure per succhiare acqua e sedimento. Al contrario, i due solchi paralleli richiedono una bocca con i denti, e da questo particolare possiamo dire che c'erano almeno due specie diverse di pesci che popolavano questo antico fondale. E non sempre le triglie sono contente di essere sfruttate dai saraghi. Ovviamente i pesci che hanno prodotto le nostre strutture nel mare profondo di 130 milioni di anni fa non sono triglie e saraghi. Sono sicuramente afferenti dei pesci, lo sappiamo dall'osservazione dei pesci attuali, che lasciano le stesse identiche strutture quando cercano piccoli organismi all'interno del substrato. Ecco perché non è solo questa lastra che avete trovato, vero? No, assolutamente. Ci sono altri tre siti che abbiamo studiato nei dintorni di Piacenza, a Quaraglio, e nei dintorni di Reggio, a Vezzano sul Crostolo. Qui ci troviamo a Quercianella, questo è uno dei più belli esempi che abbiamo osservato. La comunità scientifica ha accettato la nostra tesi dopo un processo di revisione del nostro lavoro, e l'ha accettata perché le prove sono effettivamente schiaccianti. Per dare un'idea, quelle piccole ciotoline prendono il nome in letteratura scientifica di Piscicnus, cioè sono per antonomasia le tracce prodotte da pesci. Un'altra evidenza schiacciante non la vediamo qui, ma la vediamo sull'Appennino reggiano, dove troviamo proprio le tracce lasciate dalla coda di un pesce che solcava questo fondale fangoso. Il terzo indizio che ci ha permesso di confermare l'identità dei produttori delle tracce è questa traccia sinuosa. Questa traccia sinuosa è stata prodotta dalla coda di un pesce che nuotava vicino al fondale. In questa simulazione realizzata da scienziati che non hanno partecipato al nostro studio, vediamo un pesce virtuale che, muovendosi, nuotando, lascia una struttura del tutto simile a quella che abbiamo osservato nella roccia a Vezzano sul Crostolo. Gli strati normalmente si depositano orizzontalmente. La geometria invece che osserviamo qui ci racconta una storia fatta di tettonica, ovvero sia enormi sforzi hanno piegato la roccia portandola in questa geometria del tutto particolare. Si tratta di una piega. Qui naturalmente siamo proprio esattamente sulla riva del mare, e anche questo era mare, ma un mare molto diverso. Sì, queste rocce registrano quello che era un fondale del Cretaceo inferiore, e stiamo parlando di circa 130 milioni di anni fa, ben prima del Tirannosauro.
qui abbiamo questi fossili non fossili? Esattamente. Si tratta di tunnel prodotti da organismi, probabilmente della sorta di vermi, che scavavano nel substrato alla ricerca di cibo. E li possiamo vedere qui, sono questi cilindretti. Ecco, allora questo, diciamo, uno potrebbe dire, ma potrebbero essere realizzati da qualunque cosa. Cosa ci rende sicuri? In verità nulla ci rende sicuri, perché proprio la particolarità di questo tipo di fossili, che si chiamano icnofossili, che registrano non il tipo di organismo che li ha prodotti, tranne in casi particolari, ma registrano il comportamento. Quindi quando osserviamo questi fossili sappiamo cosa ha fatto l'organismo e in molti casi non sappiamo dire chi l'ha prodotto. Allora, questi inizi di tunnel, queste tracce di vermi nel sedimento di quanti anni fa? Hanno 130 milioni di anni fa, a migliaia di metri di profondità. Ecco, qui noi siamo a 3 metri sul livello del mare e qui invece plausibilmente il nostro verme girava a quanti metri? A 1000-1500 metri di profondità. Le tracce sono state studiate con metodi scientifici all'avanguardia, disponibili presso il Museo di Storia Naturale di Piacenza. Qui vediamo Girolamo Lorusso, un esperto di fotogrammetria, che scattando veramente una marea di fotografie, circa 500 per campione, riesce ad ottenere dei modelli tridimensionali dei fossili. E grazie a questi modelli riusciamo a interpretare chi e perché ha prodotto queste strutture. Quindi, diciamo, l'orologio evolutivo l'avete arretrato di quanti anni? L'abbiamo arretrato di circa 50-80 milioni di anni fa e sorprendentemente i nostri dati sono stati recentemente confermati da degli studi genetici che hanno ipotizzato proprio attorno alla data che abbiamo individuato la comparsa di tutti i maggiori gruppi di pesci abissali che conosciamo oggi. Nella nostra ricerca abbiamo utilizzato moltissimo informazioni dai fondali attuali per comprendere il fossile e uno dei più belli esempi ce l'hanno proposto i nostri coautori australiani e del Regno Unito, che hanno ripreso una chimera, un pesce di mare profondo. Questo video è stato registrato a circa 1500 metri di profondità nella fossa Kermadec e la chimera ignora l'esca, che è quella protuberanza in cima a quella sorta di bastone, e dà un bel morso al fondale fangoso. Quindi è un comportamento, diciamo, simile a quello che voi ipotizzate? Sì, esattamente. Questa chimera, un po' come fanno i sarghi a profondità minori, ha dato un bel morso al fondale e teoricamente potrebbe aver prodotto delle strutture identiche a quelle che abbiamo osservato nel fossile. Parliamo di rivoluzioni nel senso di momenti in cui i vertebrati sono passati da un habitat ad un altro. Forse la rivoluzione più famosa è quella che ha portato i vertebrati, che ricordiamo si sono evoluti come organismi marini e poi hanno conquistato la terraferma. Questa è la prima delle rivoluzioni nel mondo dei vertebrati. 400 milioni di anni fa. Circa 420 milioni di anni fa, esattamente. Poi i vertebrati, circa un po' più di 200 milioni di anni fa, hanno conquistato l'area. Qui vediamo Preondactylus e Archaeopteryx, che in maniera indipendente è stato un pioniere dell'area nel Giurassico. E la terza grande rivoluzione è quella testimoniata dai pesci che abbiamo studiato. Quindi la conquista degli abissi, diciamo così. La conquista degli abissi. Che arriva dopo l'aria. Questo è davvero paradossale,
perché in un certo senso i pesci hanno imparato a volare prima di quanto abbiano imparato a colonizzare le profondità degli oceani. La paleontologia che pratico si chiama icnologia. L'icnologia non studia i resti fossili di organismi, come possono essere le ossa di un dinosauro oppure il guscio di un mollusco, ma studia le tracce che gli organismi producevano interagendo con il substrato, come ad esempio le impronte di un dinosauro. Però a questo punto mi potresti fare una domanda, ovvero sia, ma che ragione c'è di studiare le impronte di un dinosauro o la tana di un verme se abbiamo le ossa del dinosauro e il resto fossilizzato di un verme? Io potrei autorispondermi che da archeologo a noi interessano molto le tracce dei pali che non ci sono più, di come camminavano i nostri antenati nelle savane dell'Africa e così via. E tra parentesi, credo che tu abbia anche un rapporto con gli archeologi. Sì, assolutamente, dicevi benissimo. Le tracce sono l'unica evidenza diretta che abbiamo del comportamento degli organismi. Vediamo che su questa roccia ci sono delle strutture ornamentate, che sono queste, che ci mostrano che l'ambiente, i fondali marini frequentati dai primi pesci di mare profondo brulicavano di vita, tra cui invertebrati che si muovevano cercando cibo all'interno del substrato. Ognuno di questi gnocchetti, di queste strutture a menisco, rappresentano un movimento di questi antichi invertebrati che popolavano i fondali dell'era mesozoica. Ma cos'è, una specie di crostaceo che si muove? Probabilmente sì, era una specie di crostaceo, una sorta di gamberetto che andava in cerca di cibo, mentre probabilmente in superficie c'erano questi pesci, questi pionieri degli abissi. Lo scheletro di un dinosauro ci dice quanti denti aveva, quante zampe, quanto era grande, le sue impronte invece ci dicono come si comportava. Quindi sono delle vere e proprie istantanee di vita congelate nel substrato. Ecco, la tua competenza è stata usata anche, per esempio, nell'archeologia classica. Sì. Sarà un po', diciamo, il mio background di liceo classico, ma mi affascina molto studiare anche le nostre origini, e abbiamo studiato le impronte lasciate sui laterizi ad esempio dei gatti di epoca romana, oppure anche recentemente assieme a un team dell'Università di Siena ci siamo dedicati allo studio delle tane prodotte da roditori e altri organismi all'interno di un riparo frequentato da Neanderthal.